Buongiorno muchachi! Dove siamo questa mattina? Siamo sempre dentro al van. Come sempre. Ieri sera abbiamo fatto tardi con i nostri amici e quindi abbiamo deciso di rimanere a dormire nelle zone vicine. Sì, perché non volevamo guidare di notte. È una cosa che abbiamo sempre cercato di evitare qui in Messico. Quindi ci siamo svegliati ancora una volta a Cabo San Lucas. Però è l'ultimo giorno, perché oggi ci spostiamo. Dove andiamo, Flecchia? Oggi andiamo a Todos Santos, ovvero tutti i santi. Ma lungo la strada ci fermeremo a mangiare con un panorama pazzesco. Ma lo scopriremo fra poco. Quindi niente, andiamo. Andiamo. Nuovo in strada, come sempre, direzione El Pescadero, che è una cittadina prima di Todos Santos. Poi oggi vediamo se arriviamo direttamente a Todos Santos oppure ci fermiamo prima. Siamo tornati dopo settimane di Golfo della California sull'Oceano Pacifico. E non solo si sente, ma soprattutto si vede. Facciamo pranzo qui e poi dopo continuiamo il viaggio. Prima di uscire a mirare il panorama, voglio mettere sulle pentole e deliziare il citta con una bella pasta col sugo di zucchine. Quindi mettiamoci al lavoro, perché qua se non si cucina non si magna. Amici, mentre aspettiamo che l'acqua bolle, ci affacciamo perché il panorama è meraviglioso, quindi usciamo. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliché, we're on the run, this is what we waited for. Pronta. Che bel pranzetto che ha fatto la Flecchia, quanto è brava. Ci voleva. Ogni tanto dopo tacos o cibo messicano, un bel piatto di pasta con le verdurine oggi, non solo pomodoro. Avete visto che meraviglia che abbiamo di fronte ai nostri occhi o no? Il bello sono le onde che si infrangono sulla roccia con una potenza incredibile, talmente tanto forti che emettono un suono quasi assordante. Ed è una zona remotissima, perché sono arrivate da quando siamo qui, circa quasi un'oretta, soltanto due macchine. Siamo proprio in una parte remota. Ed è frequentata dai locali principalmente, non dai turisti. Pit stop terminato, abbiamo mangiato. Pranzo stop. Pranzo stop ultimato, adesso siamo belli pieni, possiamo rimetterci in marcia con qualche chilo in più. Direzione Pescadero. Arrivati al paesello Pescadero, però non c'è in realtà assolutamente nulla. Adesso andiamo a vedere solo una spiaggia. Dossi. Sì, solo dossi. Adesso andiamo a vedere una spiaggia dove in teoria hanno dormito, dicono che è molto bella e l'andiamo giusto a vedere. E poi credo proprio che continueremo verso Todos Santos. Proprio lungo
lungo la strada in direzione della spiaggia San Piedrito, Piedrito, quello che è, abbiamo trovato una tienda agricola aperta e abbiamo visto tutte persone uscire con le cassette di frutta e verdura. E secondo voi, io cito, non dovevamo fermarci? Ora entriamo e vediamo cosa ci possono offrire. Ok. Cheddar? Sì. Chipotle? Sì. Hummus de garbanzo, de marli. Jalapeño. Pesto rojo, pesto de albahaca. Abbiamo deciso, prendiamo questa crema yogurtosa con le fragole. Andiamo a far merenda. Panna fresca, fragole fresche, atomico. Amici, abbiamo finito di mangiare le fragole e io e Cita abbiamo deciso di saltare la spiaggia, visto che questa mattina ci siamo svegliati presto, cioè ci svegliamo sempre presto a dir la verità, ma siamo partiti presto. Abbiamo deciso di andare direttamente a Todos Santos, così abbiamo un bel po' di tempo per visitarla in modo più approfondito. Siamo arrivati! Siamo pronti? Sì! Ah, allora andiamo, dai! Proprio come Loreto, Todos Santos è ricca di ristoranti, boutique, negozietti, ma è soprattutto una cittadina molto conosciuta dai turisti perché si possono trovare un sacco di souvenir. Sembra una messicana? No, meglio che lasci perdere. Però un cappellino così lo voglio. Quindi prima o poi me lo prendo. Un po' di colore, una roba del genere, possiamo metterla in bagno. E poi passeggiando tra le vie di Todos Santos trovi anche le iguane. Sta proprio lì, sta a prendere il sole. Allora, una cosa che ho notato personalmente è che in tutte le cittadine, le poche che abbiamo visto qui in Baja California, si respira aria di pace. Non sono caotiche, si passeggia sempre bene e sono davvero molto colorate. Bello trovarsi in queste cittadine che poi sono piccole, quindi si girano facilmente anche in maniera molto veloce. Però si spende così tanto tempo a stare a guardare ogni minimo dettaglio. Che poi alla fine ti ci vuole una giornata comunque per girarle. Già siamo lenti, se poi stiamo là a guardare tutto così. Ah, e non l'abbiamo detto. Questa è la piazza principale e quella dietro a noi è la mission principale, cioè la chiesa principale del paesino. Quindi andiamo in chiesa. Andiamo in città. Amiciacci, siamo gli unici dentro a questo teatro che è il più famoso di Todos Santos. E chi l'avrebbe mai detto che io e Cita ci ritrovavamo dentro un teatro da soli? Senza ovviamente spettacolo. Senza spettacolo. Potremmo farlo io alla Fecchia lo spettacolo. Ti immagini? Ci mettiamo, potremmo andare in scena, tanto non c'è nessuno. Siamo già due comiche così, io e te. È la prima volta che troviamo un teatro accessibile direttamente dalla strada come se fosse una chiesa. Una cosa molto curiosa che sì, ci ha colpito. E poi stiamo bene anche perché siamo al fresco, quindi. Si sta da Dio. E nel frattempo ci godiamo il frescume. E lo spettacolo invisibile. Tantissimo,
le bandierine colorate che ci ricorda un po' il nostro amato Nepal e sono dappertutto, in ogni via. Ma quanto è bella questa Todos Santos! Sono i posti dove io e Città compreremmo di tutto, ma non abbiamo posto nel van. Pure i bagni hanno stile, prima o poi quando avremo una casa. Vedete alle mie spalle è l'Hotel California e no, non c'è nessuna connessione con la canzone degli Eagles, Hotel California, però è una delle strutture, è una delle costruzioni più importanti della città Todos Santos. Io me ne sto qui, non mi muovo più, basta. Mi sa proprio che io ci... faremo fatica ad andarcene da questa Todos Santos. Diventiamo santi pure noi e prendiamo la cittadinanza. Tu pensa. Chicos, è tutto il pomeriggio che stiamo camminando e solitamente le persone normali si prendono un bel gelato fresco. Invece noi abbiamo addocchiato un gabbiottino lungo la strada e quindi non potevamo resistere a due tacos pescato e due tacos con i camarone, quindi con i gamberi. Ma oggi abbiamo una news! Non sappiamo cosa ci sia dentro qua. Si chiama Jamaica, è un drink loro e a questo punto ci tocca provarlo. Il città subito, due, no aspetta, diamone uno perché se non ci piace. Vediamo. È buonissimo! Ho i denti rossi. È buono, è dolce. Non è alcolico. È una sorta di succo di frutta, però non capisco di cosa. Ora lo chiediamo. Abbiamo chiesto come si fa questo drink chiamato Jamaica. Viene fatto con un fiore, quindi niente frutta. Abbiamo completamente sbagliato. Nel frattempo andiamo a turno a condire questi magnifici tacos. E sento in lontananza il città che dice no, piccante per la vlecchia. È piccante, è molto piccante. Non riesco a mangiare piccante, ragazzi, ancora non ce la faccio, giuro. E tutti ci prendono in giro. Non capisco quello che mi chiedevano, onestamente, mi parlavano come se fossi uno di loro, non ho capito niente. È stato forte. Mi chiedevo cosa era piccante, cosa non era piccante, ridevano, parlavano. Non lo so, se è piccante, Flecchia, prenditela con loro. La saga dei tacos continua. Alla fine ne abbiamo ordinati altri due di tacos. Ora ci tocca saltare le scale per perdere peso. Dobbiamo smettere di mangiare tacos. Sto diventando un tacos vivente. L'ho appena finito di dire, dobbiamo smettere di mangiare i tacos, tacos e gelati. Altro che i francesi con la baguette sotto il braccio, io c'ho i tacos. Siamo tornati in van. È stato un pomeriggio lungo perché abbiamo speso diverse ore a Todos Santos
e ci è piaciuta molto. Adesso torniamo in viaggio, però non facciamo tanta strada perché la giornata sta quasi per finire e quindi vogliamo tornare lungo la costa e andare in una spiaggia molto famosa della zona. Ci mancano 2 chilometri e la strada, come vedete, è un pochettino tumultuosa, però piano piano ci arriviamo e speriamo di vedere un bel tramonto perché tra poco il sole scende. Siamo arrivati alla Pastora, sono stati 2 chilometri di strada un pochettino turbolenta, ma d'altronde ormai ci siamo abituati. La spiaggia è enorme, ci sono tantissime persone perché è la spiaggia più famosa di tutta l'area di Todos Santos ed è famosa soprattutto per il surf. Non so se non è stagione per le onde, fatto sta che l'oceano oggi è calmissimo, le onde da qui perlomeno dal van non è che mi sembra che ce ne siano tante e soprattutto grandi per surfare, non lo so. Vediamo però, ci andiamo a affacciare perché poi abbiamo parcheggiato ma non siamo proprio di fronte all'oceano. Si vede dal van ma noi non ci possiamo avvicinare più di troppo perché senza 4x4 la sabbia più ti avvicini e più diventa profonda, soffice. Qui invece dove siamo noi è abbastanza compatta, quindi per evitare qualsiasi problema rimaniamo qui. Apriamo il portellone e vi facciamo vedere il panorama. Non è male come spiaggia, alla fine c'erano anche 2 surfisti. Le onde non sono enormi, ma secondo me sono giuste per chi inizia a surfare da pochi mesi e quindi deve essere sicuramente popolata, soprattutto la mattina. Noi stasera dormiremo qui e domani ci svegliamo, si spera presto, ci proviamo e così ci affacciamo e vediamo quanti surfisti ci sono. Ora amici ci facciamo un bel caffè perché dopo questi tacos e quel gacciolino cappuccioso mi sta scendendo un abbiocco, quindi un caffettino mentre ci guardiamo il tramonto ci sta. Che pace. Ma quanto è buono l'odore del caffè! Quanto è buono l'odore del caffè! Vediamo un pochino cosa ci offre. Cosa è riuscita? Aspetta, cosa è successo, Molecchia? Un giorno ho letto un commento, mi ha detto: Molecchia, in costume sei un burro. Sono un burro vivente. Na 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 na.